Tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con FIFA 22, carriera allenature. Subito match di Champions League, ottavi, durissimi col Bayern Monaco. Che Dio ce la mandi buona, siamo anche in casa. Let's go. Riparte Sassuolo Saluto alla squadra di Bayern. Reparto, con me c'è ovviamente Lelia Con Darci. il Partita Bayern qui che rincorsa un posto nei tiene per quarti di prima UEFA palla. Champions League. Si sfidano Werner. Sassuolo e Bayern Monaco. Siamo pronti, Pierre? Su Per questi check 180 minuti? E Sabitzer, ci diranno quale di queste due squadre Davis, proseguirà la propria avventura nella UEFA Hernandez, Champions League, entrando nei migliori Kimmich, 8 d'Europa. Non è un Coman. match ancora decisivo ai fini della qualificazione, ma è fondamentale ridurre al minimo il margine d'errore per non concedere agli Occhio avversari vantaggi Werner. irrecuperabili nella sfida di ritorno. Tolian. Occhio a Werner. Occhio a Kimmich. Portiere Kimmich. fuori dai 1-0. pali, ha potuto Buffon calciare fuori dai senza pali. problemi nella porta E il vuota. Bayern segna subito 1-0, come era prevedibile. Ed Qui ecco la vedo dunque arrivato dura. il primo gol dell'incontro, La vedo 1-0. dura. Probabilmente saremmo eliminati, eh. Però proviamoci a dare filo da Gnabry. torcere, a tenere un po' la palla, che qui la sta giocando solo il Gnabry Bayern. ha saltato Gnabry. l'avversario. E sono Attenzione al due. gol, 1-2 di Simeone per Clamoroso. loro. Clamoroso. Cioè, non riusciamo a tenere palla loro Il due match si gol riprende, con hanno allungato Coman. portandosi sul 2-0. C'è il filtrante di Coman. E 3-0. E c'è il gol, il 3-0 vantaggio Gnabry. comincia a farsi davvero pesante. Mamma mia. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. La mette in area verso il compagno. Grande possibilità. Eppure il E c'è 4-0 la rete. e basta, basta. Siamo fuori dalla Champions. Andiamo al risultato, perché è un massacro. 5-0 pure. La prossima la simulo. Distrutti, distrutti. È una vergogna questo Sassuolo. Ci stava a perdere così col Bayern, molto più forte di noi, per i giocatori che hanno. Noi anzi, già sei arrivati agli ottavi. Non avevamo la squadra per fronteggiare il Bayern, però uscire così, giocando pessimamente, veramente una vergogna. Allora, io quasi quasi questa col Verona, so che sono fuori casa e non potrebbe essere una buona idea perché sono fuori casa. Non si va mai tanto bene, però essendo 18esimi la vorrei provare a simulare. Vediamo, ti prego. 3-2, bene, 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 3 punti d'oro importanti, soprattutto dopo la mazzata, veramente la legnata del Bayern, che io al ritorno non la giocherò nemmeno perché non vincerò mai 6-0. Quindi si può dire siamo fuori, non usciti a testa alta assolutamente. No, io anche se sapevo che sarei uscito, però mi aspettavo di uscire a testa alta col Bayern, invece usciamo veramente in malo modo. Semifinali col Parma. Ci penserò. Sapete che io vorrei fare un azzardo per velocizzare anche il calendario, perché se non mi sbaglio 3-1 in casa. Siamo noi in casa ora col Parma. Io vorrei provare a simularla. E andare direttamente al 1º marzo. E non mi ha fatto vedere. Abbiamo vinto 2-1. Bene, quindi siamo in finale di Coppa Italia. C'è già contro. No, non è ancora uscito scritto, diciamo. Ora andiamo fino al 4. Ah, poi c'è il Napoli, poi c'è di nuovo il Bayern in Champions League, ma la simulo ormai. Allora, vediamo, 4 notifiche, premio torneo 1 milione, resoconto squadra, vediamo Castiello, per gli amici Casatiello, piano di crescita, 7 settimane diventa 63, a 18 anni. Aggiornamento mensile.
Allora, lui ha 525.000, però non mi piace il potenziale, sinceramente. Massimo 80, no. Allora, 1.300.000, lui proverei a prenderlo e vedere come va, com'è. Andiamo a vedere questo giovanotto, dai. 17,64. Oh, ma tutti esterni! Ma non è possibile, io non ho messo alcuna impostazione che mi cercasse solo esterni. Tutti esterni me li trova. Andiamo a vedere un piano di crescita, anche perché non è molto rapido, eh. Forse magari può cambiare ruolo. Allora, difesa non la può fare. Vabbè, esterno a destro, CDC non lo può fare. Potrebbe fare il COC. AD. Magari migliorando queste statistiche della finalizzazione, eccetera. Perché non ce lo vedo proprio come esterno. Io proverei a vedere se cresce usando lo COC. Perché 17,64 non è male. Magari non lo voglio promuovere ancora in squadra. In prima squadra 5 piede debole, non male, 4 mosse abilità. Ma vediamo come COC come va. E intanto io voglio fare un'altra cosa prima di fare una partita. Io vorrei vedere il prossimo portiere da prendere. Dopo varie selezioni ho pensato qualche portiere magari un po' più realistico, perché di forte, tipo, anche se non più giovanissimi, potevo prendere Keylor Navas, Neuer, che ce la facevo con il budget, però ho detto vabbè, qualcuno di più realistico, giocano entrambi in Serie A, Drongoski della Fiorentina e Gullini dell'Atalanta, che è stato anche in prestito al Tottenham, quindi magari, non lo so, l'Atalanta non ci crede più tanto in lui e quindi io proverò ad accaparrarmelo in prestito. Me lo cedono pure a me? No, al Tottenham sì, a me no, bastardi. Tentiamolo di acquistare, che non è male. Gollini può arrivare fino a 81. Poi magari più in là si può pensare anche un secondo portiere va preso, magari un giovane, vedremo. Vediamo se posso dare qualcuno, perché Handanovic vale 8 milioni, eh. Io potrei anche, Buffon si ritira, quindi non lo posso offrire. Magari mettere come contropartita Handanovic più 8 milioni. Vediamo. Ma come? Sembra giunto un punto morto, ma gli ho offerto pari 16 milioni, ma dai. Perché mi hai rifiutato subito? È vero che posso tornare, posso riprovare a riprenderlo, però mi hai rifiutato subito, bastard. Altro nome voglio prendere, che secondo me è scadenza pure, perché vale 9 milioni, 9 milioni. Sommer del Borussia Mönchengladbach, 34 anni, ha 85 di valore, quindi magari l'anno prossimo, non lo so, se pure 84, non so se decresce, poi prendere magari un portiere giovane e far così e cambiare i portieri, comunque ringiovanisco un po' perché Buffon e Handanovic sono molto più vecchi. Proverò ad inserire comunque Handanovic come contropartita e vediamo se la accettano. Allora, scambio giocatori. Metto Semir 8 milioni più 1 milione, visto che vale 9 milioni. Accettano, molto bene, molto bene. Quindi cambiamo Handanovic con Sommer il prossimo anno, portiere comunque del Borussia. Penso sia un buon portiere, comunque anche se nella realtà non è un buon portiere, a me mi interessa di FIFA e dice 85, quindi ruolo cruciale assolutamente. Facciamo un quadriennale, vediamo se lo accetta, 2 anni, facciamo 3, dai, blindiamolo. Ignoriamo la clausola rescissoria, stipendio, ti voglio pareggiare
anzi ti ammento di 500 quello che prendi al Borussia, e più ti do 200.000 di bonus ingaggio. Sembra un'offerta equa, molto bene. Poi risparmieremo comunque i soldi di dello stipendio di Handanovic pure, eh? Perché penso che forse Handanovic guadagni anche forse di più. Handanovic quanto guadagna? Voglio così vedere. È 50.000, infatti guadagna pure di più. Tra l'altro Handanovic pure l'anno prossimo sarebbe andato in scadenza, quindi va bene così. Vabbè, quindi ci siamo sistemati col portiere per il prossimo anno, poi prenderemo anche a giugno un secondo portiere, però almeno low cost, 1 milione di euro mi è costato, si può dire, anche perché Handanovic l'avrei venduto il prossimo anno, quindi va bene così. Udinese Sassuolo, quasi quasi mi rischierei pure questa e giocherei con Napoli e Atalanta e finirei anche il mese di marzo. Vediamo, dai, 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 una bella vittoria, un massimo pari 2-0, benissimo, ma benissimo, finalmente Sassuolo. Giocatore squalificato, chi è? Che è? Perfetto, mi manca col Napoli. Veramente molto bene. Rientri nei miei piani, non ti preoccupare, Rogerio. Praticamente siamo primi, con queste due vittorie simulate, 58 punti. Dai che la Champions può essere confermata anche quest'anno, allo scudetto non ci credo minimamente, però alla Champions ci credo. Certo, però se dobbiamo far figuracce come queste, vabbè, poi ovvio l'anno prossimo dipenderà anche dal budget, acquisti di qualità verranno fatti, perché comunque saremo al terzo anno, qualcosa bisogna smuovere, bisogna alzare l'asticella. Tutto poi dipende anche dal presidente quanti soldi ci darà. Giochiamo Napoli-Sassuolo, dai. Parte Napoli-Sassuolo. Napoli è con giocatori un po' stanchini alcuni, tipo Osimhen. Oh, ha preso Torreira in Napoli. Almeno su FIFA ha acquisti importanti come Jordi Alba, Lobotka, Osimhen. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro Bremer, per assistere a una partita Bugame su giù ricca di emozioni da non perdere. Alla, diciamo, nel girone d'andata il Napoli abbiamo beffato, mi ricordo, quindi occhio anche Lenglet. Ma ha cambiato presidente il Napoli su FIFA, capisce tutto e ferma l'azione. Ha cambiato presidente il Napoli su FIFA, qua ha trovato un presidente che spende. De Laurentiis è caduto contro l'Udinese. Come pensi che finirà oggi? E ha perso la testa. Occhio Osimhen. Hanno tutte le carte in regola per proseguire. Muldur. Oggi. Ma io prevedo che per oggi dovranno continuare. Dai ragazzi, voglio anche una vittoria sul campo, dopo quella ammazzata di 5-0. In realtà mi andrebbe bene anche il pari col Napoli, sono sincero. Comunque una squadra che sulla carta è più forte di noi. Quello che sta disputando il Napoli è un campionato abbastanza sbiadito, Lele. E infatti gli stessi tifosi azzurri hanno parecchio da ridire sulla gestione. Non è ancora del tutto compromessa la stagione. Parata eccezionale questa! Semir. Opta per il Insigne. La mette nel Occhio mezzo. Lozano di testa, Handanovic. Scamacca di testa stavolta c'è. Allora Scamacca, lo vedi che ha le qualità. Siamo in vantaggio al Maradona. Gianluca Scamacca di testa. Devono cambiarlo l'atteggiamento. Cross calibrato al millimetro, come evidenziato da questo replay. Bisogna spingerla dentro. Non è dovuto nemmeno saltare per metterla alle spalle del portiere. Undicesimo gol in 23 presenze per Scamacca. Sassuolo dunque avanti nel punteggio. Osimhen. Si libera bene della marcatura. Il cross, chiusura di Malqui. Che succede? Rigore, perché? Non me ne ero accorto, voglio rivederla. Perché rigore? Per noi ovviamente, perché eravamo. Perché? Fammi vedere. Ma dai, è caduto da solo. Ma non ha fatto. Io non ho visto che ha fatto fallo l'inglese. Cioè, ci hanno regalato il rigore. Certe volte FIFA è davvero realistico, con i falli inventati.
possono prendere il largo qui. E lo segna Berardi, 2-0 dal dischetto. Mimmo c'è. Insigne, arbitro, siamo due minuti di recupero quando ne hai dati uno, e finisce così. 2-0 al Maradona, ottima partita, sono molto soddisfatto. Nel finale abbiamo rallentato un po', ma ci sta comunque che esce la stanchezza con quella voglia di poter gestire il risultato. Comunque 2-0 al Maradona, sono soddisfatto di questa vittoria. Uno degli ottavi di finale del Bayern Sassuolo che io vado a simulare dopo la batosta del 5-0, non la gioco nemmeno. 3-2, paradossalmente facciamo meglio fuori casa simulando e giocando io. Almeno saremmo usciti a testa alta fuori casa. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio. Gioca Atalanta Sassuolo, Scamacca, Almada, torna il grande show della Serie A team su Enrique. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Partita che offre diversi spunti interessanti. Fulian. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Scamacca. Attenzione. Duvan Zapata. Zapata. Palla in mezzo. Occhio a Cup Mainers. Occhio all'avanzata. Grande opportunità. Buffon qui salva. Qui salva Gigi dall'1-0 Atalanta. Potevano sbloccarle, mettere la freccia, niente da fare. Portiere Muldur. Parata straordinaria delle chiusura. Portiere coraggioso qui, ha recuperato il pallone dai piedi dell'avversario. Uscita provvidenziale, se fosse rimasto in porta Duvan avrebbe preso gol. Buffon c'è. Scatta prontamente, qui sta per combinare la grossa, perché ha corso un rischio. No, ma che diamine, oh! Perché questa può essere l'azione che e basta! Questi erroracci. Atalanta non ha bisogno dei nostri regali, Recupera senza problemi su questo. Julian. Ultimo tocco del difensore, sceglie il calcio d'angolo, il male minore. Corner battuto corto, traversone al centro. Cristian Romero. Cup Mainers. Occhio al cross. Occhio a Cup Mainers. Ah, fallo. No, rosso no, dalla camminata mi preoccupa. Rosso, ma dai. Espulso Tolian. Ha perso la testa, non mi... Espulso Tolian, fallo show così, ma non mi aspettavo che fosse da espulsione. E quindi ora devo fare entrare Lazzari e chi tolgo? Chi tolgo? Questa è la domanda. Tolgo Castrovilli. Lazzari addirittura potrebbe fare il centrocampista centrale. Ma veramente? Allora aspetta, togliamo Tolian. Lazzari qui. E ora le cose si complicano, siamo in 10, Enrique che dovrebbe poter fare il mediano davanti alla difesa. No, ora mi porta almeno, cioè ruoli cicci, dici mi devi portare almeno 2, ma io non so perché sto fatto veramente. Un po' più così alzato. Almada trequartista, quindi ci schieriamo con un 4-1-1-3. Purtroppo già l'espulsione. Gol dell'Atalanta. Gol dell'Atalanta. Zapata su calcio piazzato. Efficace il traversone. Ora è dura. Siamo in 10. Ed ecco. Palla in zona pericolosa. No, ma dove vai Berardi? Ma perché vai nella porta? Quello era un passaggio da gol. E poi c'è il pareggio di Boga. C'è il pareggio di Boga. In 10 uomini, come dice Pardo. Ritroviamo il pari. Così, questa è la cattiveria che voglio nei momenti difficili. Dai Jeremy. Per il risultato e per il morale, perché consente loro di pareggiare i conti. Assist di Berardi. 1-1 al 38esimo. Lo supera benissimo Almada.
Ed eccolo qua per noi, Adani Jella, l'Atalanta e Almada. Ci porta sul 2-1. Anche perché l'Atalanta, non so se con i tagli non si sarà visto, ha sfiorato più volte il 2-1. Palo gol di Almada, e spacca la porta e spacca la partita, 2-1. David Raspadori, Berardi, 3-1 nel finale al 91esimo. Mimmo Berardi la piazza, 3-1 con l'uomo in meno. Grande partita, grande partita. Non solo l'uomo in meno, poi subito dopo l'espulsione il gol che poteva atterrarci psicologicamente, ma invece il Sassuolo non ha mai mollato, e questo io volevo vedere con il Bayern. Lo so, lo sto ripetendo fino alla nausea, però questo volevo vedere col Bayern, gli attributi di questa squadra. 3-1, tre punti esatto, pesanti, perché ci consentono di rimanere primi addirittura e battere una grande squadra come l'Atalanta. 64 punti in 29 partite, buono buono. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti, dai che ce la facciamo, su, forza con il tasto iscriviti, rompiamolo, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye.